Il gioco delle tattiche continua e prima di avere il quadro preciso di alleanze e candidature a governatore per le prossime regionali in Puglia, bisognerà attendere ancora. Ieri a mettere altra carne al fuoco ci hanno pensato Nichi Vendola e il Partito Democratico Pugliese. Il segretario del PD Sergio Blasi riunisce di domenica i suoi per rispondere all'UDC a Pier Ferdinando Casini, il quale aveva invitato i democratici a fare a meno di Vendola quale candidato presidente del centro-sinistra, condizione essenziale per avere il partito centrista nella coalizione. Blasi e il PD rilanciano. Vendola resta dov'è, ma cerchiamo di allargare la coalizione partendo dai programmi e se l'UDC ha un suo candidato presidente che si facciano le primarie di coalizione. Casini però ha detto che le primarie non gli interessa. Ecco, Casini, come dire, ha detto delle cose importanti. Vedete, il giudizio espresso rispetto ad una personalità come Nichi Vendola, che ha prodotto un processo importante in questi anni, non soltanto per la Puglia, cioè quello di prendere un pezzo della cultura antagonista e portarla sul piano, come devo dire, di una sinistra che si misura con la sfida del governo, è un fatto dal punto di vista politico di straordinaria importanza e valore. Era stato Nichi Vendola ieri nel corso della sua manifestazione, la fabbrica del programma, a rilanciare le primarie, un metodo di selezione che evidentemente lo agevola e che spiazzerebbe ogni pretesa da parte dell'UDC. La campagna elettorale da governatore di Vendola, che invita Casini a discutere di programmi, è già partita. Sono disponibile, le primarie mi sembrano davvero un'idea importante perché se dobbiamo trovare convergenze sulla politica, se possiamo trovare convergenze sulla politica e abbiamo difficoltà, diciamo, a capire chi sarà il capo di un programma e di una coalizione, allora invece di deciderlo nei giochi dei palazzi o delle segrete stanze, lo decida il popolo sovrano. Palla nuovamente nel campo dell'UDC. Casini potrebbe ora rivolgersi alla sponda del centrodestra, magari proponendo il nome di Adriana Poliportone. Il PDL però è vicino a formalizzare la candidatura di Stefano D'Ambrosio, a meno che la politica, come sempre, non riservi sorprese.